Adesso affrontiamo il primo argomento della mattinata ed è un argomento ovviamente che stiamo seguendo con grande interesse ed è quello della variante cosiddetta Delta di cui si parla molto e cerchiamo di approfondire questa mattina per capire soprattutto dai numeri la diffusione di questa nuova variante. C'è stato un sequenziamento diffuso negli ultimi giorni che parla di 22,7% di presenza di questa variante rispetto alle altre come la Alfa, quella cosiddetta inglese, nel nostro paese. Insomma, sta avanzando questa nuova variante che ricordiamo in Gran Bretagna è già presente al 99%. Questa mattina abbiamo in collegamento da Perugia il professor Giorgio Palù, che è virologo ovviamente di fama internazionale, ma è soprattutto presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Professor Palù, dobbiamo in qualche modo spaventarci per la diffusione di questa variante Delta oppure qual è diciamo, la situazione al momento? Buongiorno, direi ecco, che questa variante come le altre varianti non dovrebbe essere gravata di drammaticità o a livello comunicativo diciamo essere come un'indicazione di allarmismo. Le varianti altro non sono che un'evoluzione naturale di tutti i virus. E in questo caso, come si definiscono? Sono un raggruppamento di virus nell'ambito di una stessa specie, la specie SARS-CoV-2, quello che causa il Covid-19, che differiscono per piccole variazioni nel loro codice genetico. Ecco, quindi quello che ci dovrebbe interessare soprattutto è uno, e quindi noi dobbiamo prestare molta attenzione a queste varianti. Uno, se sono più infettive, più contagiose, questa lo è, almeno il 50% in più rispetto alla precedente alfa o la cosiddetta inglese. Poi, se causano malattia, se questa malattia è più grave e se sono in grado di evadere la risposta che è indotta dalla vaccinazione. E i dati sono tranquillizzanti sia per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri che la letalità che l'efficacia di tutti i vaccini nei confronti della variante Delta. E a proposito di dati, di numeri, professore, ieri il ministro della Salute Speranza ha dato proprio questi numeri, 53 milioni di dosi di vaccino, 20 milioni di immunizzati, 500 mila dosi di vaccino al giorno, la sfida. Chiaramente non è vinta, ma siamo passati da quasi 30.000 ricoveri a 1.500. Le terapie intensive sono scese da 3.800 a circa 200. Che indicazione ci danno questi dati, professore? Aggiungerei che siamo sotto il numero di 10 casi per 100.000 abitanti a settimana e che il cosiddetto R con T o indice di trasmissibilità o di replicazione del virus è intorno allo 0,6, quindi ben al di sotto dell'1. Quindi tutti i dati che parlano in favore di un contenimento e che del fatto che la pandemia sta scemando, quindi sono tutti dati favorevoli e positivi. Ovviamente dobbiamo sempre mantenere alta l'attenzione e soprattutto ecco, questo 22% ti dice che anche nel nostro paese la variante Delta sta diventando lentamente dominante, però non è accompagnata anche nel nostro paese, come avete ben specificato, né a maggiori ricoveri né a casi gravi. Altri numeri, professore, del 5% il taglio alle forniture dei vaccini Pfizer e Moderna a luglio, quindi le regioni devono rallentare la campagna vaccinale e secondo le ultime rilevazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, complessivamente i casi di Covid in Europa avrebbero ripreso ad aumentare circa il 10% in più per la ripresa dei viaggi, assembramenti e un po' l'allentamento anche delle restrizioni. Che scenario si sta delineando secondo lei? Beh, dal punto di vista della vaccinazione direi molto bene perché una copertura di oltre il 35% della popolazione con due dosi è significativa, più di 54 milioni di dosi somministrate. Ricordo che nel vaccino Johnson basta una sola dose per proteggere e quindi direi che questo ci rassicura. Ovviamente un aumento dei casi, anche qui vanno considerati i casi per quello che essi rappresentano, cioè che impatto clinico hanno
E quindi se i casi sono diagnosi è un conto, se i casi sono ricoveri è un altro conto. Quindi al momento sì, c'è un aumento dovuto a questa nuova variante, ma ecco, quello che possiamo dire, lo sapremo presto dal Regno Unito perché sono studi di popolazione che richiedono del tempo, ma effettivamente sembra da alcuni dati che anche nei nuovi casi, nei soggetti non vaccinati o vaccinati con una sola dose, non siano così gravi e siano soprattutto a carico delle prime vie aeree. Palù, sappiamo che le dosi previste sono due, ad eccezione, come faceva riferimento lei, al Johnson & Johnson, che è monodose. Nei giorni scorsi il generale Figliuolo però ha ipotizzato una terza dose. È necessaria? Si andrà verso davvero questa terza dose in autunno magari? Beh, un'altra cosa che abbiamo imparato, ma i virologi lo sapevano già dagli studi degli anni 90, che i coronavirus, diversamente da altri virus RNA come l'influenza, l'HIV, l'HCV, per non parlare di questi due ultimi virus, danno una risposta da parte del nostro sistema immunitario molto forte che ci protegge, almeno nel caso dei coronavirus del raffreddore, per 2 anni. Gli studi che stanno accumulando grazie alla vaccinazione di massa, quindi milioni di persone che vengono vaccinate, ci dimostrano che la risposta anticorpale ha una durata almeno di 8-9 mesi, ma che la memoria immunologica che è sita nelle cellule circolanti, nei linfociti B e T, dura ancora di più. Quindi è possibile, al momento che noi la vaccinazione con la terza dose, la terza inoculazione, la praticheremo più avanti. Il passaporto vaccinale, lo sapete, ha una durata di 9 mesi, quindi sicuramente ricorreremo a una terza dose, ma saranno gli studi di popolazione a dirci quando, se 9 mesi, 10 mesi, 12 mesi o di più. Adesso andiamo in Sicilia perché sabato scorso, per l'aumento dei casi, è diventata zona rossa Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, zona rossa che dovrebbe terminare il 14 luglio. Allora, per noi, per vedere la situazione in Sicilia, è andato Alessandro Perozzi. Vediamo insieme il servizio. Purtroppo ci siamo trovati in questa situazione, abbiamo sbagliato un po' tutti, che un po' ce ne siamo fregati, non mettendo la mascherina, fare assembramento, e quindi ci siamo trovati ora con la zona rossa. Nella nostra città abbiamo più di 90 soggetti positivi. Questo è uno dei comuni dove la popolazione ultra sessantenne è maggiormente sfuggita alla campagna vaccinale. La mancata vaccinazione sicuramente concorre all'aumento del contagio, però non penso che sia l'unica causa. E dal mese di marzo dell'anno scorso che quotidianamente comunico con i miei cittadini, comunico quelle che sono le cose fondamentali da osservare. Le sue raccomandazioni non sono state comunque ascoltate. Il dato di fatto è questo. Il problema è che non è che non la vogliamo osservare la zona rossa, il problema è che dobbiamo pur vivere. La gente però non capisce l'importanza di questa zona rossa. Ieri sera tutta la gente di Mazzarino, specialmente i ragazzi, sono andati fuori, tutti fuori, Riesi, Barrafranca, non abbiamo risolto niente. E se sta miccia comincia ad andare fuori, che succede? Non è che tutta Sicilia deve diventare tutta zona rossa. Tutte queste persone che sono in giro non sono a norma. Ho fatto appello per dare maggior presenza sul territorio da parte delle forze dell'ordine. Lei perché non è con la mascherina adesso? Sono sceso dalla macchina, sto andando a casa, sto entrando, ma io la porto la mascherina. Comunque l'arma vincente resta sempre il vaccino. Professore, ci auguravamo di non sentir parlare più di zona rossa, purtroppo non è così, questo significa che dobbiamo sempre tenere alta la nostra attenzione. Che cosa si sentirebbe di dire agli abitanti di Mazzarino che ha sentito nel servizio? Ma mi sentirei di dire loro che se i casi effettivamente sono in aumento e ci sono soprattutto degli anziani ancora esposti non vaccinati, che gli interventi cosiddetti non farmacologici, il contenimento quindi della diffusione del virus che si applica con misure di sanità pubblica e di igiene è ancora molto importante. Sappiamo giustamente
che i vaccini sono molto efficaci, abbiamo anche dei farmaci antivirali, in particolare i monoclonali. Ecco, voglio ricordare che anche qualora prevalesse la variante Delta, è importante dal punto di vista virologico sequenziare il genoma dei virus, perché questo ci permette di dire non solo a livello epidemiologico cosa sta succedendo, ma anche quali vaccini o quali combinazioni di vaccini sono più utili e quali set, quali combinazioni di anticorpi monoclonali sono importanti. Quindi, ma al di là di questo, quindi oltre alla prevenzione vaccinale o alla terapia che andrebbe adottata nelle prime ore dopo i sintomi, l'importanza ancora del contenimento. Quindi oggi, con questi numeri che sono così bassi, al di sotto di 10 ogni 100.000 abitanti, nel caso sorgesse un focolaio potremmo rapidamente contenerlo, e le misure sono quelle di quarantena, oltre all'igiene personale e ai dispositivi di protezione individuale, la mascherina in primis. Professore, sappiamo che in Italia c'è ancora una percentuale di over 60, quindi la fascia a rischio, ancora non vaccinata. Come rintracciare queste persone? Come convincerle della necessità di vaccinarsi per affrontare soprattutto l'autunno e questa variante Delta? Ma il vaccino non è obbligatorio, quindi non lo è neanche, diciamo, per il personale sanitario. Si stanno prendendo dei provvedimenti. Direi che questa fase, o per questa popolazione, sono circa 2,5 milioni, e sono i soggetti più a rischio, perché ovviamente sono i soggetti anziani che hanno comorbosità, e per cui, diciamo, dopo i 60 anni il rischio di avere un evento infausto aumenta dal 2 al 2,8% fino al 10-12%, quindi sono questi che andrebbero protetti, e quindi è importante la comunicazione, soprattutto quella istituzionale, quindi andrebbero sicuramente ricercati e convinti, diciamo, spiegando loro qual è, che la vaccinazione non è soltanto un diritto, è anche un dovere nei confronti delle persone più gracili. Grazie, grazie professore, la salutiamo, grazie al professor Palù, virologo e presidente dell'AIFA. E a proposito...